Buon pomeriggio dal Centro Federale di Ostia, dove stiamo assistendo al ritiro della Nazionale Italiana di Nuoto Paralimpico e siamo in compagnia di Alessia Scortechini. Ciao! Alessia, allegra? Come prosegue il lavoro durante questo collegiale, rifinitura per gli europei di Dublino? Tutto bene, serena, sempre sorridente e niente, si lavora fino alla fine. Si spera che arriverà il momento dove riusciamo un po' a diminuire il lavoro, però bene. Però nonostante il grande lavoro che state facendo in vasca e che stiamo osservando in questi giorni qui a Ostia, tu sei fresca e sorridente. Fresca no, però sorridente sì. Sorridente sempre, perché sennò se non l'affronto col sorriso diventa pesante. Senti, tu arrivi da un'importantissima esperienza che è quella dei Giochi del Mediterraneo di Tarragona. Come l'hai vissuta? Bene, cioè, alla fine sì, l'esperienza è bella perché comunque gareggi con tutti i Finn comunque e vedi anche altri volti, altre esperienze, quindi comunque ti fortifica. E però beh, la gara si affronta come tutte le altre, non ho avuto più ansia o meno ansia, uguale, mi sono divertita e ho cercato comunque sempre di dare il massimo. È stata importante come tappa, tra virgolette, di avvicinamento per questi europei di Dublino? Sì, sì, perché comunque ho visto l'altra mia avversaria, la francese, quindi ho capito che lei come gestisce la gara, perché rivedendo il video ho visto che nella prima parte magari io stavo avanti e lei recuperata all'ultimo, quindi adesso riesco a regolarmi come gestire la gara con lei. Sai come ti dovrei comportare? Sì, diciamo, ci provo. L'intento c'è, però poi in gara io faccio quello che mi sento. Cosa ti aspetti da questi europei? Allora, mi aspetto di dare il meglio perché comunque il lavoro è stato tanto e duro, quindi spero di prendermi le mie soddisfazioni e di andare al meglio. Va bene, salutiamo Alessia dal Centro Federale di Ostia. Ciao! E alla prossima!